è amico suo. Aspetta, voglio far vedere chi è. Ah, è quello col caffè. Quello col caffè. Ma dice che una volta ti è suonata a casa, il grindone gli arriva a casa, e è andata da prima, c'era un pacco misterioso dentro, ma dopo due giorni è morto. Ha detto lui che era successo al cugino. Ma tu hai queste chiacchiere prima? A me mi ha spaventato. Poco mi ha spaventato. Robè. Tu non ci crederai mai. Ma il cugino quello là, sai perché è morto? Quello, aspetta, no, lo voglio far vedere bene. Quello me l'hanno detto, che c'era una scatola. Però sì, però mi hanno detto che era una bombolina. Ma tu la sapevi diversa? Ti hanno detto qualcosa di più coinvolgente e spaventoso? No, che non si sa che cosa c'è in questa scatola, ma dopo due giorni il cugino è morto. Sì, ho capito, ma è morto come? Cioè, ha aperto la porta, quella, è morto, ha aperto quella, la porta, ha preso la scatola, è morto. No, l'ha presa, che ha fatto... È morto! Sono così, è morto che come? Quella è la cosa che fa paura, non si sa che ha preso sto scatola che gli hanno suonato la porta. Cosa? Okay. È suonata la porta. Non c'è nulla, sei grindonici. Chi è andata a aprire? Non c'è nessuno. Ma nel pacco. Mi ricorda The Ring. Ma lì almeno. Infatti per questo che non ci credo. Capì, ma fammi capire. Cioè io devo temere lo squillo del telefono o lo squillo della porta? La porta. Sembra che ciò che si narra, ciò che Paolo dice, ciò che Cristian, vabbè, quello che Cristian dice generalmente è una stupidaggine, ma ciò che Cristian stavolta dice è reale. Sembra che ci siano telefoni che squillano, porte che squillano, scatole che si aprono e non si conosce il contenuto. E poi dopo due giorni si muore e tutto ciò è spaventoso. Se vuoi narrare dello peligro, che se in un peligro, sei in un peligro. Ziro, non ho intendito che cosa hai intorno a noi, sei in un peligro. Ricordo il Paco. Il Paco. Il pericolo del Paco. Il Paco quadrato. Paco, raccontasi del Paco. No. Dico questa parola. Stai sereno. Ok, sereno, ma sul naviglio. Ma sereno. Okay. Raccontasi del Paco. Il Paco mi arrivò alla casa, mi suonarono alla porta, io... Ma senza nessun avvertimento. Nada, nunca. La porta suonò. L'hai aperta? Sì. E chi c'era alla porta? Ninguno. Ninguno? Ninguno, proprio. Sì, proprio sicuro. Proprio ninguno, proprio. Non hai trovato nada? No, stava un pacco, stava con dentro, non c'era niente proprio. Hai aperto il pacco? Pacco ho aperto. Con le bomboniere. No, ma era tutto vuoto. Hai guardato dentro il... Hai aperto il pacco? Sì. E hai guardato dentro il pacco? Sì. E cosa c'era dentro il pacco? Nada, ho già detto di nuovo, nada. Allora, la domanda è, dove sta il pericolo?
non c'è stava, ma io mi cagai su Eto. Ma perché te cagasti su Eto? No, no, è che ne faccio? Se il peligro non è... Perché stavo da solo a casa, stavo, suonavano. Tutto così è un fatto. Eh sì, è tutto quanto, mi fatto pure fingere di essere dal campo. Fai piovere, fai piovere. Azione! No, ma fai la prova per vedere se entra in camera. Entra. Ragazzi, avete fatto bene a non venire perché pioviggia leggermente. E meno male che siete rimasti a Bari. Oh, e non siete venuti. Ha smesso? Ma mo riprendi incredibilmente all'improvviso. No,